tavolo, inviterei qui a sedersi il dottor Mario Spadellini, che è direttore tutela dei consumatori, autorità per le garanzie e comunicazioni, il presidente Andrea Camanzi, presidente dell'autorità di regolazione dei trasporti, il presidente Guido Pierpaolo Portoni dell'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Con quello che abbiamo detto prima, che ha detto anche il presidente Soro prima, comincerei dal direttore Stadellini, perché mi piacerebbe chiedergli, anche perché nella relazione del professor Bassanza ho parlato di questa, anche delle politiche europee che stanno arrivando sul videocentro, sulla tutela dei minori, insomma, come si relaziona l'autorità garante delle comunicazioni con il proliferare di app che intermediano informazioni, dati e anche contenuti digitali. Cioè, qual è il vostro ruolo, qual è la vostra prospettiva e in che modo siete e pensate di intervenire? Cioè, facciamo, non so che è molto ampia, però possiamo delineare un po' quattro. Certo, ma noi innanzitutto come autorità di regolazione siamo tenuti a quelli che sono gli scopi che la legge ci affida e sono in particolare ovviamente la garantire, promuovere la concorrenza, però garantendo che ci sia l'innovazione tecnologica e poi separatamente ma in maniera altrettanto forte la tutela dei consumatori. Quindi rispetto a questo tipo di scopi che sono il ruolo delle autorità di settore, oggi l'avvento in maniera appunto di rottura dell'innovazione tecnologica ci costringe a muoverci secondo quattro prospettive, con quattro priorità. Innanzitutto quella di dover, la consapevolezza di dover porre nuove regole o rivedere le vecchie regole, tenendo però conto di alcune problematiche che sono già emerse da quanto ha detto appena adesso il consigliere Chiappa oppure all'inizio il professor Bassani. Un secondo aspetto è quello di comunque vigilare che nel frattempo che ci sia un adeguamento all'innovazione tecnologica non avvenga una riduzione di tutela, sia sotto il profilo magari dell'alleggerimento delle tutele per cercare di assimilare ai nuovi campi, in questo caso lo scontro del nostro settore tra le telco e gli OTT, cioè tra gli operatori di telecomunicazioni che spendono e hanno costi per mantenere le reti e poi devono sottostare al regime autorizzatorio, e invece gli OTT, gli operatori top, Google, Facebook, WhatsApp, YouTube e gli altri, che invece a queste regole non devono sottostare. Sapendo però anche che nell'innovazione, ogni volta che c'è un'innovazione tecnologica si creano anche dei rischi per i consumatori, anche dei rischi di frodi. Io faccio spesso questo esempio, ogni volta che c'è stato appunto l'avvento delle telecomunicazioni di una nuova in questo caso applicazione, ma altrimenti tecnologia, si sono creati dei momenti in cui c'erano le frodi. Se voi pensate, una volta si chiamavano il 144, quelle telefonate a pagamento molto care, poi c'è stato l'899, adesso ci sono i servizi premium, l'ovisoneria attraverso mobile payment, cioè semplicemente l'acquisto non più tramite le telecomunicazioni classiche, sms e telefono, ma tramite invece internet. Quindi in questa ottica abbiamo la necessità di avere un ruolo di vigilanza e di regola che si adegui a questa situazione, ma al tempo stesso tenga conto di altri due aspetti. Da una parte la creazione ormai di un consumatore smart accanto però a un consumatore che è ancora analogico, ovvero cioè il 62% degli italiani che ha uno smartphone, quindi vuol dire che è in grado potenzialmente di usare un'applicazione, e c'è un 38% di italiani che questa applicazione neanche è in grado potenzialmente di poterla utilizzare. Poi bisogna vedere se mia madre, che ha l'app, che ha lo smartphone e ha 76 anni, è poi in grado anche di utilizzare l'app. Quindi
voi comprendete che si sta creando una divaricazione tra i consumatori, che non sono più quelle che una volta si chiamava la fin de menage, o in Italia la casalinga di Roghera, che doveva essere il parametro per un regolatore per giudicare la comprensibilità per il consumatore medio di una particolare condotta, di una particolare norma. Oggi abbiamo tra virgolette la casalinga o l'operaio che sa che è smart, e la casalinga e l'operaio che non è smart, e quindi cambiano i profili di tutela. E poi c'è l'elemento social, della social economy, che però nel nostro settore in particolare viene in luce per il suo profilo di incidenza indiretta, ma neanche troppo, su invece sul pluralismo dell'informazione, sulla libertà di espressione e sulla stessa circolazione delle idee. Perché se voi pensate oggi che ci sono, dagli studi si ricava che non si leggono i giornali, c'è un grande fetta di popolazione che non legge i giornali, non guarda la televisione, ma acquisisce informazioni ad esempio attraverso una piattaforma che ormai è generalista, e cioè Facebook, oppure attraverso Twitter. E quindi fa comprendere come degli interventi, anche semplicemente di regole su questi settori, poi possono incidere a livello di pluralità. Vado quindi su questi profili a fare qualche esempio e qualche particolarità. Innanzitutto, per quanto riguarda le regole sicuramente la principale attenzione a cui un regolatore, l'autorità, sta dando in questo momento è quello sicuramente di dover rivedere innanzitutto le vecchie regole, doverle rivedere tenendo conto di questo, da un certo punto di vista, doppio binario sotto il profilo del consumatore smart e del consumatore analogico, e dall'altra anche del rischio opportunità che è offerto dall'alleggerimento della regolazione, a proprio per venire incontro a quelli che sono i nuovi mercati, diciamo, digitali. E ovviamente in questo caso si hanno delle conseguenze dirette. Facciamo un esempio. L'esempio di WhatsApp. Noi abbiamo WhatsApp in questo momento che fornisce ovviamente dei servizi, indipendentemente, non avendo un'autorizzazione, come hanno gli operatori che forniscono servizi ad esempio di SMS e altro, però al tempo stesso utilizza per il suo funzionamento le numerazioni in una maniera che non è quella classica. E voi ovviamente WhatsApp lo utilizzate perché avete nella vostra rubrica tutti i numeri di telefono dei vostri amici, che poi questa rubrica verrà condivisa e quindi quei vostri amici saranno collegabili. Non c'è un utilizzo classico della numerazione, ma c'è un utilizzo effettivo poi del sistema. Però cosa succede? Che non ci sono le stesse tutele, perché WhatsApp appunto non è sottoposto al regime autorizzatorio, mentre invece gli operatori di telefonia sì. E questo che cosa comporta anche rispetto alla privacy? Noi nella nostra proporre nuove regole dobbiamo tener conto di questa asimmetria che vede gli operatori di comunicazione dirci: scusate, facciamo un esempio, adesso con le applicazioni si sta spostando l'assistenza clienti verso dei canali digitali, in particolare le applicazioni, che è un'opportunità buona, perché vuol dire che attraverso un'applicazione si può, magari meglio che attraverso il call center, poter comunicare, lasciare prova scritta di quelle che sono le interlocuzioni tra azienda o reclamo e consumatore. E poi succede però che se tu ti scarichi un'applicazione di WhatsApp e altro, sei costretto a dare l'ok obbligatoriamente alla privacy, diciamo l'autorizzazione privacy, per dargli le foto, per dargli la tua rubrica, per dare tutto quello che c'è sul tuo telefono. Nel caso dell'operatore di telefonia, io, autorità, dico: benissimo, voglio favorire il tuo passaggio, diciamo, a qualcosa che può ridurre i tuoi costi, ma al tempo stesso può fornire qualcosa di più certo all'utente, cioè utilizzare il canale digitale, l'app dell'assistenza, anziché consente. Però succede che gli operatori di telefonia ovviamente vogliono, nel momento in cui ti scarichi l'app, almeno alcuni, che tu dai le stesse autorizzazioni privacy che dai per WhatsApp, che sei costretto a dare per WhatsApp, perché non hai alternative su WhatsApp o Facebook, sono ormai una piattaforma che vale per tutti. Io all'operatore di telefonia gli dico: scusami, ma a te cosa serve per poter offrire questo servizio di assistenza clienti attraverso un'app? Ti serve semplicemente alcune autorizzazioni sulla privacy, che ti serve avere l'accesso alle mie foto, che ti serve avere accesso alla mia rubrica, che ti serve? E l'operatore di comunicazione ti dice: ma in questa maniera io vengo svantaggiato, perché questi dati
sono dati che hanno anche un valore, gli over the top che già non spendono una lira per la rete di comunicazione, e invece questi dati ce li hanno. Allora, in questo caso c'è il rischio, dove va la tutela? Si alleggerisce e quindi si va verso la libertà che gli viene consentita WhatsApp, altrimenti invece io credo che in questo caso debba rimanere. E ad esempio la linea che stiamo cercando di portare avanti nel confronto, prima ancora di mettere delle regole, è quella per cui vengano rese necessarie come appunto autorizzazioni privacy solamente quelle per cui il servizio è necessario. E questo era per far capire come, in assenza di rafforzamento degli strumenti di autotutela per il consumatore, ad esempio la class action, anche ad esempio quelle che sono un funzionamento ottimo nel nostro settore, ma che si può sviluppare in altri settori, delle conciliazioni e in futuro anche delle conciliazioni online, beh, probabilmente una regolazione ex ante ha ancora, proprio nella visione di andare verso un veloce adeguamento all'innovazione tecnologica, può ancora avere un senso. Anche perché la questione particolare qual è? Molte di queste applicazioni o nuove piattaforme social hanno un'immagine rispetto al passato positiva, cioè se io devo intervenire per difenderti dalla truffa del 144, dell'899 o altro, o anche del servizio non richiesto, il consumatore tranquillamente è dalla mia parte. Nel momento in cui però io devo in qualche modo intervenire, limitare, restringere qualcosa che riguarda Airbnb, che riguarda TripAdvisor, che riguarda Facebook, che riguarda WhatsApp, ovviamente il consumatore non percepisce queste applicazioni come qualcosa di rischioso o comunque per lui è un'utilità, e allora l'intervento del regolatore o avviene subito, prima che il mercato abbia determinato lo scenario, o altrimenti l'intervento, quando poi sono scappati, rischia addirittura di essere vissuto male dal consumatore. E allora, per insistere su questa possibile asimmetria, facciamo un altro esempio. Abbiamo oggi la possibilità, nella richiesta da parte delle aziende, di avere un favor verso tutto quello che è digitale, quindi la bolletta digitale, quindi appunto l'assistenza ai clienti digitali, ma anche qui c'è una differenza. La differenza può essere di decidere da una parte che se tu il consumatore accetti che anziché avere la bolletta cartacea di averla mandata via email, in quel caso io gli faccio pagare zero. È corretto, il costo è zero, l'azienda risparmia tutta una serie di processi e fino a qua siamo tutti d'accordo. Nel momento in cui però qualche azienda magari si mette in testa di penalizzare colui che non riceve via mail la bolletta, gli fa pagare non solo il costo del conto corrente, ma gli fa pagare anche un euro di penale, tra virgolette, perché lui ancora è abituato al cartaceo, magari è la povera clienta che non avrebbe alternativa, in quel caso l'utilizzo della tecnologia viene invece visto come una fonte di reddito, non invece di ricavo ulteriore dell'azienda, non invece di semplificazione, quindi anche su questo si va a intervenire. Così come per quanto riguarda invece l'aspetto social, cioè della social economy, e quello che vi stavo dicendo prima, abbiamo sicuramente un aiuto anche per la stessa istituzione a poter offrire dei servizi, perché oggi grazie al digitale noi possiamo offrire dei servizi, cioè i servizi che sono quelli che consentono con i software che produciamo noi ai cittadini di misurare la velocità della connessione di internet, sia mobile che fisso, che gli permettono anche di segnalare, di fare denunce, a noi meglio di prima di poterlo organizzare e sistematizzare. Però in questo caso anche c'è un aspetto. Vediamo, noi oggi facciamo la misurazione di internet attraverso un accordo con le aziende che ci consente di girare in 40 città d'Italia facendo con lo smartphone le dati in test e avere la misurazione veramente e la classifica tra le 4-5 principali compagnie. Ma è qualcosa, come vedete, che è basato su una scelta autonoma a priori dall'alto e che poi la macchina adesso invece, semplicemente creando degli agent, diciamo praticamente dei software che saranno scaricati da tutti i consumatori che vorranno misurarsi internamente sul cellulare per misurare la velocità, noi avremo la possibilità di raccogliere in maniera social, quindi partecipativa, tutti i dati da parte dei consumatori, quindi avremo la possibilità di fornire ad esempio
rilevazioni sulla velocità dell'internet mobile anche nelle città che oggi non siamo in grado di coprire, perché ovviamente ogni volta che aggiunge una città si aggiungono dei costi. Così come, ad esempio, il tentativo che stiamo facendo in coordinamento con la Commissione europea, cioè quello di creare una grande piattaforma europea di conciliazione online, questo permetterà di mettere a fattor comune anche alcune esperienze. E allora vorrei concludere su questo aspetto dei social, della social economy e di quanto può incidere poi non solo sul nostro mondo, diciamo, tecnico, quindi del funzionamento delle comunicazioni, ma anche sulla circolazione di idee, la libertà di espressione, vi faccio presente quello che oggi la nuova frontiera, ovvero il problema della net neutrality. La net neutrality in questo caso, il regolamento europeo che adesso stiamo arrivando ad applicare, quindi con gli stessi operatori inizia una fase iniziale di confronto che è volta proprio a definire quali che saranno i contesti, i parametri, il quadro all'interno del quale poter inserire questo nuovo regolamento europeo, pone una questione. Facciamo così: ci sono le cosiddette offerte, adesso le sentirete sempre di più, zero rating, cioè delle offerte in cui un operatore, insieme alla connessione internet, 5 giga, 4 giga, ti dice anche: guarda, ci sarà un'applicazione che io non ti farò pagare, cioè tu potrai andare su questa applicazione senza pagare. Potrebbe essere Facebook, potrebbe essere Spotify, potrebbe essere YouTube. Questa cosa, che per l'utente è qualcosa sicuramente di positivo, dice: cavolo, mi faccio 4 giga di internet normale più ho la possibilità di andare su Facebook o su Spotify. Beh, dall'altro punto di vista crea un problema nel momento in cui ovviamente questo farà sì che solo alcune applicazioni, solo alcune magari temi di applicazione, solo alcuni social saranno a un certo punto sui nostri smartphone. Perché? Perché a quel punto, nel momento in cui Facebook per me è gratis a livello infinito, beh, io vado solo su questo. Se arriverà un'altra applicazione social diventerà pagamento, perché dovrà passare nella fase. Allora la net neutrality è un ruolo che stiamo cercando di avere, è proprio quello di dire: va bene andare incontro con queste opportunità che stanno più al consumatore, ma senza in qualche modo frenare la libertà e dell'innovazione tecnologica, ma anche poi di circolazione delle idee. Che cosa significa? Basterebbe, in questo caso, solo quello che ha previsto ad esempio le linee guida del BEREC, che quando si offre un'opportunità di questo tipo, cioè tu hai mi paghi 3 giga di internet normali, io te ne do infiniti di Facebook, però basterebbe semplicemente fare questo, su cui vigileremo, e cioè che quando finisce il tuo internet normale, a questo punto ti deve essere bloccato anche l'applicazione social a cui ti viene data gratuitamente, perché in questa maniera sarà comunque avvantaggiato il consumatore di un bene in più, ma sarà impossibile creare quelle situazioni per cui anche dal punto di vista di circolazione delle idee i social determineranno una posizione determinante. Quindi, per chiudere questo intervento, io credo che in questa fase ci sono due cose particolari da dover tenere presente: da una parte che i consumatori adesso sono effettivamente divisi tra consumatore smart e analogico, e quindi dovremo per un certo tempo portare avanti una simmetria, cioè essere più elastici nelle regole di software regulation, come diceva il Presidente, sui nuovi canali, sulle nuove tecnologie, ma tenere presente che le vecchie garanzie al momento devono ancora rimanere, perché c'è un 40% almeno di utenti che queste sorti progressive ancora non sono in grado di poterle gestire e governare. Grazie.